questa bella e martoriata zona della Lombardia. È un gesto di attenzione, ulteriore vicinanza dello Stato, perché io percorro spesso il territorio di questa provincia e molte volte li percorriamo assieme ai vertici delle forze dell'ordine per commemorare morti. Lo Stato qui, in questa terra, in questa provincia, ha versato il sangue dei suoi uomini migliori. E questa è la testimonianza della presenza dello Stato. La presenza fatta di sangue di carabinieri, di poliziotti, di finanzieri, di cittadini che hanno pagato con la vita la ribellione e il rifiuto ad un sistema canceroso che è la 'ndrangheta. Dico ulteriore testimonianza presenza dello Stato. Percorriamo le vie di questa provincia proprio per non dimenticare che lo Stato qui ha versato il sangue dei suoi uomini migliori, ma continua ad essere presenza attraverso fatti e attraverso l'aiuto a chi vuole condurre una vita di dignità, di sviluppo, di prosperità di questa bellissima provincia di Reggio Calabria. C'è l'interesse per raccogliere le proposte migliori, per condividere insieme alla città, insieme alla Commissione di Legalità, insieme al Consiglio Comunale, quale potrebbe essere l'utilizzo migliore di questa struttura. L'importante è che l'ostello venga utilizzato nel modo giusto, soprattutto dalle persone giuste. L'importante è vigilare e non finiscano nelle mani sbagliate. Sento dire tante cose in città in questo momento sull'utilizzo di questa struttura. Chi si è preso un piano, chi si è preso una stanza, chi si è preso qualcos'altro. Non è così. Sono barzellette, sono fantasie. La struttura è della città, è di tutti noi, di coloro che abbiamo creduto in questo percorso, di coloro che siamo dall'altra parte. Siamo contro la 'ndrangheta, siamo contro la criminalità. E so che qualcuno in questo momento ci sta ascoltando, dietro magari qualche finestra, dietro forse alle mie spalle. Vorrei dire una cosa a queste persone, senza fare polemiche. Ho letto sui giornali che qualcuno ha detto che non è una vittoria dello Stato. Vi dico invece perché la vittoria dello Stato si ottiene quando ci sono posti di lavoro. Io ritengo invece una grande vittoria dello Stato. E i posti di lavoro forse in questa città non si sono ottenuti solo per colpa di queste famiglie, di questa gente che hanno macchiato in modo indelebile, in modo negativo, l'intero nome e la storia di questa città. Noi oggi prendiamo un percorso diverso e lo facciamo per lo stesso la gioventù, lo facciamo nella loro ex casa che oggi è casa nostra, casa dei cittadini liberi. Grazie. Tengo a dire che taglio io il nastro perché ricordo mio padre, però ci tengo a dire che lo faccio a nome di tutti i familiari che per molti anni sono rimasti, come dire, in silenzio, perché il dolore ti porta al silenzio, che oggi sono qui con me, quindi non è Stefania Grasso, ma sono tutte le persone che oggi non ci sono più, che sono morte in questi territori, ma che ancora sono vive, perché questo posto rappresenta, insieme speriamo a tanti altri nel futuro, la vita del nostro paese e soprattutto la vita per i ragazzi che continueranno a poter scegliere di restare qui e non essere obbligati ad andarsene. Adesso vogliamo benedire tutte le attività che si svolgeranno in questa struttura, soprattutto tutte quelle persone che vi operano con animo libero e con desiderio di riparare a certi danni che vengono prodotti da comportamenti ingiusti ed illegali, perché ecco, chi opera in questa struttura sappia che questo bene, essendo stato recuperato alla collettività, deve essere utilizzato d'ora in avanti per il bene della comunità. E questo è il senso allora della nostra benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Preghiamo il Signore anche per le vittime che sono state richiamate precedentemente, le vittime dell''ndrangheta, le vittime della violenza e di tutte le ingiustizie del mondo. E chiediamo al Signore che ci insegni a vivere bene tra noi e a servire i nostri fratelli. Insieme, insegnaci, Signore, a servire i fratelli.
Insegna, Signore, a servire i fratelli. Tu che ti sei fatto povero per noi e sei venuto non per essere servito, ma per servire, fa che impariamo ad amare gli altri e a soccorrerli nelle emergenze della vita. Insegnaci, Signore, a servire i fratelli. Tu che nell'opera della redenzione hai creato un mondo nuovo, facendoci prossimi gli uni agli altri, aiutaci a costruire nello spirito del Vangelo la civiltà dell'amore. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a servire i nostri fratelli. Tu che chiami tutti a condividere il bene della terra, susciti nel tuo popolo donne e uomini pronti ad offrirsi volontariamente per aiutare quanti sono nella povertà e nella sventura. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a servire i nostri fratelli. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci permettere in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Signore di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su tutti coloro che usufruiranno di questa struttura, si impegneranno per il bene comune e offriranno il loro soccorso ai più deboli. Riempili del tuo spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiono con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa e della comunità tutta. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi e con voi rimanga sempre. Bene, auguri allora alla comunità.